Benvenuti in questo nuovo tutorial nel quale vi voglio fare una carrellata sulla situazione attuale degli strumenti per impostare l'interfaccia Unity sia in forma 3D che nella forma 2D. Ecco, ho parlato di carrellata perché lo stato corrente, a dire il vero, è un po' confusa, un po' dispersiva, anche un po' un casino, dire la verità. Quello che è giusto, bisogna dirlo, allo stato corrente. Le varie opzioni possibili per impostare Unity 3D e 2D sono un po' sparse su vari strumenti. Invece, a me, francamente, piacerebbe avere uno strumento di impostazione, è quello, e non se ne parla più. E invece, purtroppo, lo stato corrente non è così. E lo vediamo adesso, in breve. Diciamo che le impostazioni del sistema vengono richiamate da qua. La prima opzione qui della rotellina dell'ingranaggio, impostazioni di sistema, e ci si apre. E si apre questo, il pannello delle impostazioni. Ecco, pannello delle impostazioni che secondo me dovrebbe essere il posto ideale, posto giusto nel quale trovare tutto ciò che serve, come dice il nome, impostazioni. E infatti qualcosa c'è. C'è la prima iconcina qui che parla di aspetto. Molto bene, entriamo nell'aspetto e vediamo che possiamo cambiare il tema, quindi il tema grafico che vediamo qua. Possiamo cambiare la dimensione delle icone del launcher, questa barra qui a sinistra, vedete, per difetto sono 48 pixel, si può aumentare oppure diminuire. Stiamo parlando, scusate, di Unity 3D, in questo momento sto parlando di Unity con interfaccia grafica, effetti grafici 3D. Quindi quella ufficiale, quella più avanzata, che poi sapete c'è anche quella 2D scritta con librerie Qt che permette di usare Unity anche a chi non ha una scheda grafica sufficientemente giovane o potente per poter usare gli effetti grafici 3D, quindi c'è anche la versione 2D, ma questo sicuramente lo sapete già. Comunque, dicevo aspetto, tutte le impostazioni aspetto, e qui si può cambiare lo sfondo dello schermo, quello che volete, il tema, le dimensioni del launcher. C'è un'altra scheda che parla di comportamento, cioè la comportamento del launcher qui. Per difetto è sempre visibile, quindi quando voi installate a nuovo, installerete a nuovo o farete un upgrade verso Ubuntu 12.04, vedrete che il launcher è lì fisso. Questo comportamento può anche essere modificato facendolo scomparire e poi ricomparire quando il mouse ci arriva sul bordo, però appunto per difetto è sempre presente, lasciamolo pure lì perché almeno vedendo i tutorial si capisce che sto usando Unity. Ecco, e però è tutto qua. Quello che le impostazioni, chiamiamole ufficiali del pannello delle impostazioni di sistema, è finita lì. Però in realtà le impostazioni che si possono fare in Unity sono di più, e purtroppo qui incomincia la dispersione, e pazienza. L'altro strumento, chiamiamolo ufficiale, di impostazione, nel quale questa volta ci sono tutte le impostazioni, lo vedete qui sulla destra. Ed è il famoso, famigerato più che famoso, gestione della configurazione di Compiz, che è una cosa obbrobriosa perché c'è di tutto e di più, che si può anche fare un disastro della propria interfaccia, è meglio non toccare nulla del resto. Ma c'è appunto il pulsante Ubuntu Unity Plugin, si entra di qua, e qui suddiviso su tre schede ci sono tutte le opzioni di Unity, quindi fa scomparire o meno il launcher qui a sinistra, la grandezza dei pulsanti, bla 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 bla, e tutto quanto si può immaginare allo stato corrente come impostazioni di Unity 3D, ripeto di nuovo 3D, quindi a che fare con Compiz, è tutto qua. Ecco, ma siccome questo gestore di configurazione Compiz, pur essendo diciamo pure ufficiale, non è mai piaciuto a nessuno perché è complesso, perché è delicato, perché clicca qua, clicca là, poi se ne
ci si può perdere e francamente per un utente comune non è il massimo dell'interfaccia. Si tende a lasciarlo perdere, cioè si tende a nemmeno, francamente, a nemmeno installarlo, si tende a creare qualcosa d'altro di un po' più umano, di un po' più facile da usare, pulito. Un po' come qui nell'aspetto, che vedete che è molto più chiaro quello che succede, molto più pulito e si sa cosa, su cosa si sta agendo. Quindi chiudiamo il compis config qui, lo lasciamo perdere, facciamo finta che non ci sia e per ovviare al fatto che sia orrendo quello strumento, ne sono fioriti un certo numero di altri, quindi degli sviluppatori ovviamente hanno ritenuto come noi che questo compis config sia orrendo e hanno detto no, qui ci vuole qualcos'altro. Allora, in parte ci ha pensato Canonical mettendo un minimo di impostazioni qua e in parte ci ha pensato un team di sviluppatori italiani a creare MyUnity che passando le versioni è andato addirittura ad integrarsi nelle impostazioni di sistema, che è dove dovrebbe essere, francamente. Un altro paio di strumenti non sono integrati qui, sono proprio fuori con la loro icona di partenza che vedete già qui, che poi vi presento velocemente, ma se non altro MyUnity allo stato attuale è il più promettente o uno dei più promettenti, se non fosse altro che si è già integrato da solo qui nelle impostazioni di sistema, quindi è intuitivo e facile trovarlo. Quindi MyUnity l'ho già aperto qui, si clicca il pulsante lì e lo vedete qui, la versione 3.1 mi sembra attuale, e permette una marea di cose in più che non il semplice aspetto qua. Qui sono due cose in croce, qui vedete c'è il colore della dash, la trasparenza, la retroilluminazione delle icone, bla 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 bla. Vedetevelo voi se ve lo installate il MyUnity, che tra l'altro è già integrato nel repository ufficiale di Ubuntu 12.04, quindi non c'è neanche bisogno di un archivio a parte PPA, MyUnity lo trovate direttamente nei repository ufficiali. Poi, a partire dal 12, da Ubuntu 12.04, perché MyUnity va bene anche per versioni precedenti, la 11.10 eccetera eccetera, però a partire dalla 12.04 è anche possibile gestire le quick list, molto interessante. Quick list sono praticamente, vedete, in Chromium Browser per esempio, che è una delle icone presenti nel mio launcher, ha le tre opzioni. Queste sono le quick list col tasto destro, voi potete avere delle opzioni per fare velocemente delle operazioni con questa applicazione. Vedete, aprire nuova finestra così, nuova finestra cosà, e li vedete qui, nuova finestra, in incognito, eccetera, eccetera. Stessa cosa, boh, con Ubuntu Tweak, lo vedete qui, ci sono 1, 2, 3, 4 opzioni, 1, 2, 3, 4 opzioni. Qui le potete addirittura gestire, anche se un applicativo non ne ha, voi potete dire per questo applicativo che è presente nel launcher, voi lo scegliete e dite appunto, adesso ho fatto partire l'applicativo, fa niente, e dite, scusate, riprendo il discorso con MyUnity, e dite, voglio per esempio per questa applicazione aggiungerci questo, questa e quella opzione che magari a me fa comodo, quindi personalizzare le quick list. Ecco. Poi ci sono altre opzioni. Ecco, vedete, questi sono effetti di in parte VirtualBox, in parte della beta, quindi ogni tanto ci sono dei problemi, ma fa niente. Comunque niente, ecco, dicevo, MyUnity vi permette di gestire una miriade in più di cose, i temi, eccetera. Poi se lo installate potete indagare voi, i font, eccetera, eccetera. Ecco, voilà, vedete? E funziona come avete visto un attimo fa, sia per Unity 2D che per 3D. Naturalmente Unity 2D è limitato nelle opzioni, ma comunque MyUnity è uno strumento decisamente interessante per le impostazioni di Unity e, ripeto, integrato nelle impostazioni di sistema dove intuitivamente si andrebbero a cercare le impostazioni. E fin qui tutto bene.
Poi però non è finita lì il fiorire delle opzioni, ce ne sono altre. E in effetti, chiudo anche questo, già che ci sono. Ecco, in effetti ce ne sono altri di strumenti, uno dei quali è Ubuntu Tweak, che in realtà non fa solo impostazione di Unity, ma ne fa molte di più, come potete vedere qua, e voi lo sapete, se usate già Ubuntu Tweak non devo spiegarvelo, comunque anche qui se lo installate, e qui ci vuole un suo PPA, cioè un suo archivio di pacchetti a parte per installarlo, non è nei repository ufficiali. Comunque vedete che c'è una miriade di impostazioni che si possono fare, di altre cose, se lo installate indagate per conto vostro, e uno dei pulsanti sotto Twix è Unity, e qui vedete che presenta una paginetta sola con un certo numero di impostazioni, alcune delle quali tipo queste, anche diverse da quelle di MyUnity, cioè il problema dello stato attuale non è solo il fatto che ci siano più strumenti che vogliono fare la stessa cosa, cioè gestire l'opzione di Unity, ma addirittura ogni strumento ha un insieme di impostazioni e si interseca con altre che ne hanno magari altri. Ecco, quindi è veramente difficile scegliere su quale strumento puntare, se non addirittura doverne installare due o tre per avere tutte le opzioni a disposizione. Comunque questo è appunto Ubuntu Tweak, che ha il suo bel insieme di impostazioni, le più comuni, comunque le ha un po' meno di MyUnity, ma anche lui ne ha mica male. C'è poi un ultimo nato, se voglio chiamarlo così, perché mi sembra che sia arrivato un po' dopo gli altri, che si chiama UnSettings, eccolo qua, UnSettings, che è ancora più spartana come interfaccia, ma anche lui presenta su più schede le varie opzioni che già MyUnity e Ubuntu Twix presentano, con ancora in più delle opzioni tipo queste. Ecco, queste due opzioni gli altri strumenti di impostazione non le hanno, questo le ha. Quello per inibire, cioè per chiudere il global menu, per fermare questo menu che si apre qua in cima, per inibirlo, e per togliere le overlay scroll bar, che sono quelle che appaiono qui da parte per far su e giù, per far tornare le barre di scorrimento normali. Ecco, queste due opzioni, UnSettings è l'unico che le presenta allo stato attuale, eh? E poi gli altri invece sono impostazioni, i soliti temi, i font che hanno anche, per esempio, MyUnity e Ubuntu Twix, quindi molte opzioni si sovrappongono fra uno strumento e l'altro, e purtroppo alcune, può essere anche solo una o due, sono presenti solo in uno, solo l'altro, solo l'altro. Quindi io ve lo presento, vi dico tenete conto che c'è anche un settings, se vi piace di più potete puntare magari anche solo su questo. Per ultimo vi presento quello più scarno per il momento. Probabilmente subirà anche lui uno sviluppo ulteriore, almeno spero, che è dedicato alla Unity 2D. Ecco, Unity 2D, vedete che sono veramente poche le possibilità di impostazioni per il momento, non si può fare tutto quanto si fa con l'interfaccia 3D, però insomma anche lui si difende. Al momento, vedete, c'è soprattutto quello interessante, è il compositing, cioè abilitare le ombre, perché quando installate da zero Unity 2D, per esempio, non ci sono le ombre attorno alle finestre, sembra tutto un po' piatto. Al giorno d'oggi è un po' peccato, l'occhio è abituato a vedere queste ombrette attorno alle finestre. Attivando questo, entrando in Unity 2D, adesso sono in Unity 3D, quindi risulta come disabilitata questa funzione perché qui in questo ambito non serve, ma uscissi dalla sessione, rientrassi come Unity 2D, la vedreste abilitata e le finestre avrebbero le ombre. Ecco, questa è una veloce panoramica di un, ripeto, di quello che a me sembra un po' un casino, una distribuzione di forze e di impostazioni qua e là, che purtroppo al momento è così. La speranza è che ormai per Ubuntu 12.04 è andata, ormai è così, cambierà poco. La speranza è che con i prossimi rilasci di Ubuntu e finalmente nella prossima Ubuntu a lungo termine di supporto fra un paio d'anni ci sia finalmente o tutto nelle impostazioni di sistema, cioè quello che io spero, che si arrivi veramente ad avere tutto nel
punto più intuitivo dove si deve andare a impostare, si parla di impostazione, deve essere per forza lì, nelle impostazioni di sistema, cioè qua. Se si vuol fare un tasto a parte tipo My Unity o mettere tutto sotto aspetto, facciano loro, però io ci spero. Allo stato attuale è un po' un casino, ma ormai bisogna conviverci. Vi ringrazio come sempre dell'ascolto e alla prossima.